Ehi, la ciurma, io sono Mazzatese, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Mi sta prendendo il microfono? Sì, ottimo. E niente, allora, ci ritroviamo qui dove ci siamo lasciati la scorsa volta, cioè in realtà leggermente indietro perché si è buggato il salvataggio, l'ultimo salvataggio che ho fatto, e quindi siamo nel salvataggio, nell'autosave, che comunque deve essere appena prima. Niente, andiamo un attimo avanti e non ricordo più un caso di quello che volessimo fare. A parte che scatta di brutto, ma scattava di brutto anche l'altra volta. Cioè, in pausa no, ma quando è in play sì. Dovremmo aggiornarlo, però aggiornandolo perderemo davvero la possibilità di continuare questa campagna, che un po' mi dispiace. Allora, Simple Terrain Map Mode, cioè Terrain Map Mode, scusa. Scusate, vorrei vedere un attimo se posso fare qualcosa di interessante. La Frigia è ancora un nemico abbastanza cicciotto, quindi direi anche no. Roma si sta ingrandendo. Il governatore della Troglodittica ha. Sì, era quello che ho. Perdeva 37 di lealtà o 49. Io direi che perda 49 e imprigioniamo il tizio e. Ah, ok, questo non riceve più da Troglodittica perché Troglodittica adesso è un casino. Però allora, dov'è Troglodittica? No, ho messo qualcosa sbagliato. Dai, è giusto, una regione Troglodittica. Ah, eccola. C'è una provincia, non una regione. Continuo a confondere le tre cose. C'è qualcuno di scornato? Alessandri, filetti di Filonidi. Persidi e Zosidi, Filettidi, anche vero? Sì. Questo è ossessivo. Direi di no. I Lagidi? No. Gli Alexandrid? Sì. E Testone, quindi perde di popolarità. Però, vabbè, dai. Ci sta. Allora, detto questo, facciamo scorrere il tempo, cosa che abbiamo? Mancano dei comandanti, c'è una trade route nella capitale che non è utilizzata. Andrei ad aggiungere Pappapero. Questo ci aggiunge Oratory Tech Investment, va bene. Ci perde più 5% di local tax, però là. E invece qua, vabbè, non ho capito cosa perdevo, ma va bene lo stesso. Allora, mentre invece qua possiamo fare una nuova invenzione, quanto abbiamo? No, beh, 600, me li terrei un attimino da parte. Potere oratorio, possiamo investire in qualcosa con. Ah, con 1200 possiamo fare il foro di Alessandria. È molto interessante. Se arriviamo un po' più soldi, ci sta. Trade overview. Come posso investire quei punti là se non spostando della gente in modo forzato? No, neanche spostando, convertendo, vero? Cos'è che era? No, assimilandola. Facendoli diventare macedoni. Spendo questi. No, il potere religioso lo uso appunto per gli omen. Dov'è che sono? Qua. Technology. Questa non mi costa. Cioè, mi costa i punti di ricerca militare. Cioè, i suoi robi. Government. Ah, forse le leggi mi costano. Sì. Però non voglio cambiare leggi in questo momento, mi sembrano tutte abbastanza sensate. Ok, la legittimità è il 25%. Più 0,48. Ok. Allora, esce un overview, va bene. Quindi cosa me ne faccio di quei punti? Niente.
L'idea corrisponde al governo. Ah, ok, perché io ho due idee di oratoria. Ma ho sbloccato qualcosa di nuovo qua? No. Corruzione mensile meno 0,10. Ma di militare invece ho qualcos'altro di nuovo. Sono sempre quelle di base. Perché dovrei avere... Ah, a 6 ne sblocco altre. Ok, quanto siamo di... no, technology. Siamo a 4 di tutto, ok. Ne tra 200 anni, non lo so. Sbloccheremo altre. Ma qua ci sono delle strade. Ma com'è che facevo a fare le strade già, tra l'altro, che non mi ricordo più. Dove sono le mie armate? Questi cosa che hanno? Lì c'è lo simbolino là. Ah, perché sono in marce forzate, sono ancora in marce forzate. Da quando sono in marce forzate? Lol. E sono tutti dei mercenari. Mareu! Quanto cavolo spendo di mercenari? Un fracco. Oh, vediamo un attimo. Questi qua, per esempio. Ciao! Scusatemi. Pappero. Come diavolo si facevano le strade? Build Road. Civic Advances is greater than 6. Ok, niente, non posso neanche fare quello. Neanche le colonies, e quindi. Ciaone. E niente. Ah, posso fare un nuovo omen. Direi. Oh, National Population Growth. Perciò delle zone troppo desertiche. Se no abbiamo disciplina, aggressive expansion, manpower. Sì, non lo so, non abbiamo delle guerre grandi in previsione. Commercio, più ricerca, meno arrest, più tasse, più popolazione. Io voglio di nuovo la popolazione, vada. Mi sto riempiendo di nuovo anche questi punti religiosi. Dovrei fare magari una volta un po' di micromanagement da convertirmi massivamente la popolazione. C'è qua, vero? Il fatto di... Forse non adesso. A Convert Pops, sì. When Freement to Hellenic. E qua Promote Pops. Assimilate Pops. Dai, assimiliamo in massa. Dov'è che ce n'è tanti da assimilare qua? Vado, ancora un paio. An office soon, oddio. Cioè, mio figlio voleva un... Che cosa cavolo posso fargli fare, scusatemi. Cosa posso fargli fare? Cioè, sei bravo in qualcosa almeno, figlio mio. Allora, è un lussurioso e sangue dei lagidi. Più zero, più prominence. Se è re, wrong cultural group, happiness più 15%, più resource points. Ok. Ha 11 di carisma. Bestia, mi piace. Quindi scusatemi. Potrei metterlo a una roba di qua al posto di questo magide. Metterei il mio figliolo. Vada. Spero che non si giri male quell'altro. Tutti supportano Menelao Lagide. No, chi supportano? No, Ptolomeo Lagide, chi è? Oddio, il pretendente al trono. Quante possibilità che ci sia lui al potere? Ha 17 persone che lo supportano, porca miseria.
Ma cosa sto facendo? Sto convertendo un paio di tizi, di tribesmen qua in giro. Vada, convertiamo qualcuno, qualche cittadino? No, gli schiavi, dai, convertiamo gli schiavi. Convertiamo gli schiavi, ma riconvertirei quelli che sono più in su. Ecco, eccoli qua. Vada. Assimiliamo un po' di schiavi anche. Ma niente, vabbè, abbiamo speso un sacco di punti, ma... Vabbè, dai, li riguadagneremo. Allora, possiamo fare... Diciamo che avendo guadagnato altri 300 talleri, quel che l'è. Direi che ci può stare. Ah, ok, niente, il nostro figlio ci ha regalato dei soldi, 274. Ah, io vorrei fare questo. We have sent for workers to help in the building of a Pharaoh's lighthouse from far and wide. As the largest building known to man, we hope this will become the shining beacon of a civilized world. In just a few weeks, the progress of the lighthouse will begin properly. We expect a few complications as the development unfolds, but hopefully we will see the lighthouse raids soon enough. Va bene, allora. Ok, ora sono completamente cioè salvi dai pirati, dagli schianti, dalle tempeste. Ah no, non erano salve. Adesso è importante che ad Alessandria arriviamo al Nilo e che possiamo garantire la salvezza alle nostre navi. Ok. Quindi abbiamo iniziato, cioè stanno facendo il faro? Posso... Come lo so che stanno facendo il faro? Poi è finito così, non mi dice niente. No. Possiamo affrontare una nuova invenzione. Adesso che abbiamo 800 direi che si può fare. Allora, cosa vogliamo? Primary culture happiness, army recover... Morale recovery, ci sta, bella. Aggressive expansion, ci sta anche. National tribesmen, national tax, disciplina dei tiremi, meno possibilità che esponi ai pirati, meno costo mantenere le truppe, meno costo mantenere le truppe, direi. Vada. Vedo che mi ha sbloccato learning the job. E toglierei anche questo. Almeno morale recovery più 2%. Cos'è che mi hai sbloccato? Technology speed più 5%. Molto molto bellino anche quello. Vada, è molto bello. Cioè non lo faccio adesso. Pittore mio, che era un'ora agile. Ah, vuole parlare di Alessandro Magno. Ok, di cosa vuole parlare di Alessandro Magno? Le grandi campagne. Molti dei sistemi che Alessandro mise in atto, come unì gente di popoli diversi, la sua deificazione. Come unì più persone. Ah, ok, questo guadagna 100 di oratoria, che non me ne serve niente. 100 di civico, 100 di militare, 100 di religioso, direi 100 di militare. È quello che mi serve di più di tutti, perché qua dobbiamo salire di militari di brutto. E costa un bottissimo davvero il militare salire. Perché c'è su tutti sti personaggi infedeli? Ma sono apprezzato almeno un minimo. Cioè io come persona sono bello. Sono un fotomodello. No, cos'è che ho? Ho uno di corruzione. Vabbè, ma ho 100... Vabbè, 100 in realtà, ovvio. 80 di popolarità.
Dai, cioè, che... Oh. Posso guadagnare ancora più popolarità, ma no, ma cioè, che cazzo... Geloso, ambizioso. Oh. Perché sta gente ce l'ha con me? Ma che cavolo vogliono? Cioè, probabilmente sono delle famiglie scornate, che ne so io. Se gli garantiscono stipendio? Guadagni di lealtà al mese. Questa Agape Kabash, che non so chi sia. Moglie di un tizio a caso. Cioè, generale di un'armata e c'è sta faccia qua. È amica di chi? Di chi è mia moglie? No, è una Ahmed. A meno 25 il prestigio della famiglia Kabashid. Vabbè, è solo lei che è nella famiglia Kabashid. Però, scusa un attimo, me ne frega proprio un Kaiser di statizia. Isocrate Zoside? Sta per crepare. No, vabbè, più o meno. Oh, c'è anche una bella donna. Cosa... Devo dargli uno stipendio? Dovrei dargli uno stipendio. Vediamo cosa succede se gli do uno stipendio. Ah, ok. C'è stata una complicazione con i materiali per il faro. Cavolo, spendo 465. Vada, niente. No, per il faro non voglio badare a spese. Cioè, piuttosto faccio più tardi altrove, facciamo herbalism qua. Cos'è FUG? Ai fuggitivi. Primary culture happiness più 2,5. Ma se ci sta però, boh. Ma lo vedo qua quanto è felice la mia gente. Resta loyalty. Ma sono tutti super mega contenti. No, qua è il 99. Però, ah no, qua parecchio meno. 68, 66. Ma sono le zone nuove, 48. E diminuisce la realtà. Opinion map mode. Ma no, è l'opinione degli altri però. Sì, infatti. Vada. E niente, però tanto adesso dovremmo aspettare. Ah, ma c'è ancora l'aggressive expansion tra Cirano e Cap Mareu, e allora. Niente, mi sa che... Oh, non è che sblocchiamo altro la situazione qua, eh? Boh, perché alla fine... Allora, potremmo prendere la Blemmia, che non serve male per espandersi in giù, cioè questa zona qua potremmo effettivamente papparcela di brutto. È vero che è un casino perché è tutto deserto, è tutto brutto. Però è l'unico posto con cui confiniamo un po' più safe, perché qua se lo abbiamo. La Giudea però mi sa che è uno stato vassallo. Poi c'è la Samaria. Oh, la Samaria è sotto qualcuno? È sotto la Frigia. Sì. La Giudea è sotto qualcuno, è sotto la Frigia. Decapoli è in una lega difensiva con Nabatea, che è... Dov'è? Ah, è là sotto Nabatea. Ma Nabatea è un casus belli su Lithian. Ed è garantita dalla Frigia. Kaiser. Allora,
Tolomeo, che era un oragide, sta facendo un'amicizia con l'Isippo Magide. È interessante avere un amico, ma non è troppo tardi per rallentare questa storia. Ma dovrei. No, va bene. Ok, fatti un nuovo amico. Allora, quindi niente, è garantito dalla Frigia, quindi sarebbe un casino entrare in guerra contro la Nabatea. Ma Lithian invece è alleata con Kedar, che chi se ne frega. Casus Belli, tregua, esportando e importando. Quindi Lithian qua posso picchiarlo a bestia. Questo è sempre Nabatea? Sì. E io ci confino anche con Lithian tramite questa zona qua. Però non posso passare. Dove? Dove? Porca mannaggia. E niente. Allora, questi dove stanno andando? Che devo mandare le mie truppe ciccione qua adesso. Force March. No, dove vanno? Tenete. Se lo prendono quello, purtroppo. Porca miseria. Ma sono anche un sacco, cioè. Fossero meno, potrei tenere anche delle truppe in qua, cioè anche delle truppe mercenari. Ma il problema è che qui non posso mettere nessuno. No, posso mettere della gente qua, sì, qua. Però. Sono tutte delle zone abbastanza poco ospitali. Non so. Continua a diminuire la civilizzazione qua perché muore della gente. No, scusi, dov'è l'esercito? Qua. Vai qua, ma corri di brutto. Chi è che manca il governatore là? Filistia, aspettate un attimo, però, tizi miei. Chi è che è scornato qua? Filetti di Filoni di Persidi e Zosidi. Filetti di Filoni di Persidi e Zosidi. Filetti di Filoni di Persidi e Zosidi. Non c'è nessuno di super mega interessante da pezzare la porca miseria. C'è qualcuno che mi odia, che posso pezzare. Teubatis Takis. O Alexandrid. No, c'ho Artemidotus Alexandrid. Di Filoni di Persia di Zosi. Non ho nessuno di ficcante da lasciare là. Tolomeo Filadelfo Lagide. Ah, questo è il mio figlio? No, è mio fratello. Ma è molto corrotto. No, questo grebo mi piace un sacco di più. Vado per grebo. Dove sono i miei Barbarians? Ok, sono qua. Ho la troglodittica che mi è un po' sleale. Tenete, muoiono di fame perché ci sono stati i barbari. Ma la troglodittica, posso fare qualcosa per la troglodittica? Dalla Etolia non importiamo più roba. Ok, li hai massacrati tutti? Non credo. Questi stanno andando a Tenete? Sì, quindi voi andate anche a Tenete. Vi rinforzate poi dopo, chi se No, vai un attimo là, a Siwa. Ma a parte che credo che. No, conviene andare in là. Cos'è che volevo dire? Che il video sta diventando lunghissimo. No,
Allora, come cavolo faccio a gestire la provincia che è un po'... Local autonomy. Non è quello che aumenta. Ma porca miseria, degli altri barbari. Da dove poi? Perché non mi amano? Sta aumentando, ma... Non so se avere dei... Forse se avessi... Non so dire, allora... Ah, sono spawnati di qua. Porca miseria, stanno tornando su quelli? Sì, ma la mia altra armata... Perché sono due? First Stratus... Posso mettere insieme, sono 19.000. Ah, ok. Però sono super lontani, non mi conviene mandare quelle, mi conviene usare i mercenari là sotto. Che sono quelli là. Che non stanno facendo il Forced March. Allora, appena possibile mettetevi cribbio. Quanto cavolo mi viene a costare? E oh, spendi ancora, non so cosa dirti. Siamo sotto di tutto. Non pensavo venisse a costare così tanto, se no magari anche no. Cioè, questo vuol dire niente guerra per un sacco di tempo. Sono diser ci hanno disertato i mercenari. Non abbiamo soldi. Per quello. Kaiser. Niente, si conclude così l'episodio, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi auguro buona giornata. Magari cercherò di sistemare questa cosa off camera per non allungare troppo il tempo morto. Ci vediamo. Buona continuazione. Ciao.